di studenti appunto perché è online e usa gli spazi in sede, sul campus, solo per alcune attività, per esempio attività come questa, seminariali, workshop, dove si coinvolgono le persone, ma sempre in piccoli gruppi, mentre tutto il resto dell'interazione gestita online è un'università molto frequentata soprattutto da expat, tedeschi che vivono all'estero e vogliono una formazione tedesca. La capofila del progetto è la professora Sedra Cendon, che è quella con il logo del progetto in mano nella foto, c'è cioè la sua rettrice di Alcetto, e poi un team internazionale fatto da gente che viene da Spagna, Finlandia, Irlanda del Nord, Irlanda e Belgio e un po' sparsi per l'Europa, i colleghi di UCAN, che è un ente che tipicamente si può aspettare di trovare dentro un progetto come questo, un ente che fa proprio networking tra enti potenzialmente interessati a partecipare a progetti collaborativi come questo. Bene. Qui abbiamo messo già le sei istituzioni. Dall'inizio noi non ci conoscevamo. Io ho ricevuto questa call da Eva Cendon, collega dell'università tedesca con logo in mano, che è una foto precedente, e questa persona mi dice guarda, sto mettendo in piedi un progetto sull'uso sensato, su un uso consapevole della tecnologia digitale, visto che ci troviamo in pandemia a marzo 2020, non avevamo ancora chiaro dove saremmo andati a parare con la pandemia, quanto sarebbe durata, quanto saremmo stati vincolati a guardarci tramite le webcam, eccetera. Lei però aveva già questa mezza idea e la pandemia, diciamo, l'ha spinta per dire la trasforma in un progetto. Mi ha chiesto se volevo far parte del progetto, conoscendomi per le mie competenze nell'ambito soprattutto dell'accessibilità, che era uno dei temi non centrali magari, non il tema principale, ma era uno dei temi, e soprattutto le serviva qualcuno che sapesse un po' di ricerca per gestire la parte di monitoraggio, di questionari, reportistica in corso d'opera, che è richiesta dal finanziatore. Abbiamo fatto tanti di quei report in questi due anni, non ve lo sto raccontando. Già dal kick-off meeting eravamo 30 persone circa connesse in Zoom e non ci conoscevamo. Io conoscevo chi mi aveva invitato e le persone del mio team, ma si doveva costituire il team. Questo ha portato via in realtà mesi poi per riuscire a mettere a fuoco davvero non solo chi faceva cosa, ma quale rete di relazioni si poteva costruire con